E siamo in compagnia del mitico Carminuccio, che sarebbe il presidente della giuria del Pizza Expo, presidente della giuria tecnica, al secolo Carmine Donaddio, massimo esperto nel settore delle pizze, notissimo, è inutile che a questo punto che lo presento, ma una piccola precisazione per chi eventualmente al nord non conosca molto bene le pizze. Qui possiamo anche dire che a Salerno, in generale in Campania, Carminuccio è una istituzione. Presidente. Al nord le conoscono le pizze, non la pizza napoletana, ovviamente, perché è molto, molto meno, ma non hanno la delizia, non hanno la delizia, la nostra delizia. Allora, mitico presidente, come è andato secondo lei questo Pizza Expo? Bene, tutta l'iniziativa è meravigliosa, in proiezione di altri eventi, quindi una cosa meravigliosa. Le pizze sono eccezionali. Il sindaco però ci ha concesso questo. Ma ringraziamo soprattutto, oltre al sindaco Giovanni Sapere, che ha avuto questa idea. Grande organizzatore, coraggiosissimo, una grande idea. Buonissima. Tanti maestri pizzaioli, ma soprattutto i più esperti dalle varie regioni d'Italia. Non si era mai nemmeno immaginata, nemmeno sognata una cosa del genere, vero? Infatti è nuova ed è una buonissima iniziativa, ottima. Se tu dovessi dare qualche suggerimento per le prossime edizioni, cosa consiglieresti, presidente? Stavi mangiando, piano piano si aggiusta tutto, piano pianino si aggiusta. Come la prima volta. Cosa ci vogliamo aggiungere alle prossime edizioni? Una bella donna, basta. Le belle donne stanno sempre bene. Sempre gradite. E dicevo, grazie a questi pizzaioli di tutte le regioni che veramente hanno fatto sacrifici, lavoro, si sono dimenati, veramente è encomiabile questa. Presidente, ma è vero che è stato difficilissimo per la giuria tecnica dare delle votazioni perché erano tutti eccellenti? Infatti c'eri anche tu, abbiamo dovuto un po', come dire, scamotare qualcosa, proprio siamo andati nei dettagli, sono dovuto entrare nei dettagli proprio. Perché sono tutti bravi. È una grande soddisfazione. Sì, per la Salerno, sì. Salerno al di sopra di tutti, che diventa praticamente la capitale della pizza grazie al Pizza Expo. Capitale della pizza a Salerno, insomma, è Napoli. Per 11 giorni è stata capitale della pizza. La pizza d'Italia. Beh, e non è da poco. Non è da poco. Peccato che c'erano i mondiali, sai com'è un po', però la gente è venuta molto, all'affluenza. Abbiamo avuto un successo di pubblico incredibile. Sì, ma ci poteva essere anche di più. E ce ne sarà. Sono sicurissimo.